Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento il nuovo Asus Padfone, l'Infinity, la sorpresa di Asus a questo Mobile World Congress, un'evoluzione rispetto al Padfone 2 con diverse novità. Prima di tutto le novità peculiari, ovvero abbiamo una scocca, quasi monoscocca ma che non è propriamente, che presenta un particolare l'NFC è direttamente sulla scritta Padfone, come potete vedere direttamente dall'immagine. Molto ben rifinito, piuttosto robusto, con dei tasti anch'essi piuttosto ben fatti che danno un ottimo feedback. Display da 5 pollici Full HD, LTE compatibile con tutto il mondo e come gli altri top di gamma della concorrenza troviamo lo Snapdragon 600 con frequenze da 1.7 GHz. Interfaccia pulita come da tradizione Asus. Fotocamera posteriore con flash LED da 13 megapixel. Fotocamera che tra l'altro, come vi mostro in questo momento, presenta delle foto molto ben fatte. Potete vedere il dettaglio è sia grazie al display ma sia grazie al propriamente al sensore è eccezionale. Multitasking che qua rimane uguale, identico ad Android stock. Troviamo le diverse applicazioni Asus Story, come vi abbiamo mostrato nel phone pad, per creare album personalizzati di foto, Asus Studio e FM Radio. Vi invito a visualizzare il video precedente. Asus Echo è praticamente la soluzione di Asus per contrastare sia Siri e Se Voice eccetera eccetera. Naturalmente qua ci troviamo in una fase embrionale, qua ci dice quello che possiamo fare, possiamo chiamare un contatto, cercare il contatto, rispondere a una chiamata. Browser di default, troviamo Android, troviamo sia questa barra personalizzata sia Android nella versione 4.1.2. Insieme al Padfone Infinity è presente anche la nuova Padfone Station che vi mostro un attimino, scusate. Allora, la nuova Padfone Station che è molto simile alla precedente, più rifinita, display Full HD e il Padfone è possibile inserirlo al volo attraverso questo gesto, sentiremo una vibrazione e in automatico il Padfone switcherà al tablet. Direi che per adesso è tutto, ottimo lavoro da parte di Asus, l'unica cosa esce un po' vicino, esce ad aprile a un prezzo di 999 euro, dollari scusate.